l'immagine è bellissima, in pochissimi mesi abbiamo vinto una sfida che sembrava impossibile. Napoli, che è la città d'Europa col maggior numero di bambini e di giovani, in questi giorni attraversata da 8.000 atleti, 128 nazioni, 18 discipline, colori più differenti, culture diverse, quell'immagine che a noi piace di Mediterraneo, per questo l'abbiamo dedicata a un Mediterraneo in cui i popoli si incontrano, cultura, accoglienza, pace, sport, giovani e fratellanza. Devo dire, c'è un'atmosfera molto bella, la città si è fatta trovare pronta, credo che è un'immagine forte non solo per Napoli ma per l'Italia intera. E il fatto che appunto lei dice tutto questo sia colorato, tutto questo sia pieno di giovani e di ragazzi che praticano lo sport e studiano, forse non è proprio casuale. Oggi ci sono gare, ma insomma, per lo ricordo per gli ascoltatori, il nostro canale web Radio 1 Sport segue la parte sportiva con maggiore attenzione e si sparge pure per il resto della Campania, non solo a Napoli. Sì. Sì, infatti è un'occasione per tutta la Campania e poi consentitemelo, in pochi mesi, con la burocrazia italiana, con tanti ostacoli, aver ristrutturato solo a Napoli circa 30 impianti sportivi, significa che tra qualche giorno i giovani della nostra città avranno impianti straordinariamente ristrutturati, dal San Paolo alla piscina Scandona al Pala Vesuvio, tra l'altro quasi tutti gli impianti in periferia, quindi appunto, come diceva lei, non è l'immagine solo della Napoli conosciuta al mondo, dal lungomare al centro storico, Pompei, la costiera eccetera, ma è l'intera città che ha saputo cogliere questa opportunità, quindi Napoli attrattiva, Napoli che punta sulla cultura, che punta a essere una città internazionale senza correre i rischi, come ricordava lei prima, di una turistificazione, un turismo di massa. Qui c'è un turismo anche di qualità, infatti tutti vogliono andare a vedere non solo la bellezza di Napoli ma anche le contraddizioni, i vicoli, i contrasti, l'identità e rivoluzione un po' Napoli in questo momento. Senta, Sindaco De Magis, veniamo all'attualità, appunto, della quale in qualche modo sentiamo di doverci continuare ad occupare, intanto perché dietro questi viaggi disperati delle persone che fuggono dalla Libia c'è una situazione che è quella che ben sappiamo in Libia, sulla quale cercheremo di tornare a dare aggiornamenti con una voce che ho definito preziosa, la presidente di Help Code, che sarà con noi tra poco. E peraltro ieri c'è stato la notizia di un naufragio dove sono morti quasi tutti coloro che erano a bordo di questi ennesimi gommoni. In questo momento ci sono due navi e una barca, perché l'Alex & Co è una barca a vela, che sono sostanzialmente, soprattutto l'Alex & Co, in cerca di un porto. Lei è il sindaco di una città di mare come Napoli, che cosa vuole dire? Ma innanzitutto ieri mattina ero a Ginevra alle Nazioni Unite, stavo anche con Mediterranea, quindi ho vissuto in tempo reale quello che state raccontando e ho portato la testimonianza di Napoli, che devo dire è stata apprezzatissima da tutti i rappresentanti in questo incontro davvero importante sui diritti umani. Napoli è un porto aperto e non è chiuso, Napoli è una città di mare e quindi è una città che si fonda sull'incontro tra popoli e culture. Noi riteniamo che salvare vite umane non solo è un fatto importante per dare un senso alla vita e quindi dovremmo ringraziare queste persone che sono anche testimoni di giustizia, invece viviamo il paradosso che chi governa addirittura incita all'arresto di chi salve vite umane, cioè siamo al rovescio. Chi applica il diritto, chi applica la giustizia, chi rimane umano deve passare per un criminale e chi lascia in balia del mare, aggiungerei dello Stato, persone a 50 gradi, bambini e donne incinte, è il depositario della legalità formale. Beh, rendiamoci conto che qui il tema è molto serio, quindi bisogna affrontare l'immigrazione in maniera completamente diversa da come la sta affrontando questo governo. Questa è la mia sensazione e comunque Napoli rimane un porto aperto e sulla nave di Mediterranea batte bandiera napoletana insieme alla bandiera palermitana. Senta, Napoli rimane un porto aperto, lei diceva, faceva una critica che non è nuova proveniente da lei al governo, c'è però un tema che riguarda forse l'intera Europa e questo lo dico anche vedendo le ultime dichiarazioni del ministro Salvini che chiede un intervento alla controparte tedesca, chiede al governo tedesco di occuparsi visto che c'è anche la CIA che appunto batte bandiera tedesco, comunque insomma è stata immatricolata in quel paese, c'è un'assenza dell'Europa. Lei che cosa vuole dire alle nuove istituzioni europee? È stato eletto il Presidente del Parlamento, ci sono i nomi per i vertici della Commissione, in un minuto.
Ma il tema è proprio questo, è l'Europa che si deve fare carico, l'Europa deve ritornare ad avere quel volto della solidarietà, della cooperazione internazionale, di farsi carico di un tema così importante per essere un continente forte, ricostruire in maniera completamente diversa i rapporti con Nord Africa e il Medio Oriente, basta guerre, favorire l'autodeterminazione dei popoli. Io credo che dovremmo lavorare tutti per un grande corridoio umanitario che dall'Africa porti all'Europa per salvare le persone che si trovano in lager libici. Quelli non sono porti sicuri, come dicono Salvini e Di Maio. Là le persone stanno morendo, le persone vengono violentate e torturate. Ecco, l'Europa, se vuole ritrovare un'identità, si deve far carico di questo problema e non lasciare certamente l'Italia da sola.